stupida, 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 chi non capisce, non capisce mia cultura americana. Ah, io ho pensato di creare per questo mio pubblico una piccola coreografia, che loro erano molto carini, molto bravi, qui bravi in medicina, ma proprio non bravi, no? In arte da danza, che loro diventavano pazzi veramente nel 39, di cui mia creazione era il nascimento de donna, una danza biblica, uomo, donna insieme fanno cose. Ah, io ho pensato dunque di chiedere l'impresario dottor Lanzoni, che lui è molto buono, molto bravo dottor Lanzoni. Lei mi deve dare uno partner maschio, altrimenti io non posso fare danza americana biblica, no? Nascimento di donna. Ah, lui effettivamente mi ha mandato questo Atos Kekace. Come io ho visto Atos Kekace, ho pensato subito, beh, questo forse molto bravo in amore. Questo io ancora non lo so, forse non lo saprò mai. Ma sicuramente non sa niente del ballerino, non ha niente in questa maledettissima rotula, no? Però io effettivamente ho preso Kekace, perché non è colpa di lui se qui in Italia non c'è danza americana, no? Da altre parti c'è, qui no. Poi dalla mia parte si diceva che cavallo che non tira lui prende e porta carrozza. Io ero piccolina così, che mia nonna mi diceva: Mizzi, dunque, se tu non fai bene coreografia, se tu sei disastro, tu devi fare bene coreografia così mangi pannocchia, altrimenti disastro sei, no? Nascimento di donna. Questa idea di coreografia era già stata di marito di mia sorella, bello uomo, biondo, grande, no? Grande regista, coreografo, ballerina, adesso non so dov'è, forse è morto, fucilato, non lo so. Lui, insomma, mia sorella diceva: non dobbiamo fare le sciocchine come fanno tutte queste donne gelose, tu prendi, prendi pure, a me non mi interessa, no? Chissà dov'è adesso, in effetti chissà. Non lo vedo più, non so più nessuna notizia. Comunque, nascimento di donna, questa danza biblica. Io ho pensato per questa coreografia che lui, uomo, fosse nudo. Se questo non è possibile, bisogna mettere qualcosa di adamantico, una pelle di leopardo, un orso, qualcosa, oppure frac bianco, che dà abbastanza l'idea di adamantico. Dunque, io ho pensato che entra... Kekace, questo poi dipende da lui, da sua bravura, se farà uno, due, tre o più movimenti, gira, ecco, poi arriva lei ballerina, frivol con i suoi veli, lei, piccola, ha visto per la prima volta un uomo, grande sex appeal, allora appoggia sua testa sopra questo lato di uomo, sente subito scosso, no? Allora Adamo, perché è sempre il nascimento di donna, storia biblica, uomo e donna, Adamo ed Eva. Adamo prende Eva graziosissimamente e inizia questa danza di concepimento. Prego, maestro. Thank you.
Grazie.